tu ricordo sul Fataro, abitante a Mazzarino, con lo treno dello sole, s'avventura lo destino, che faceva a Mazzarino, se travaglio non ce n'era, fici sciopero una volta e lo misi in un galera. Una tana la sua casa, quattro ossa la moglievi, e la fame lo cercava con le carte dello sceri, sette figli alla moglievi, otto vocchi e otto panzi, e lo cori un camione caricato di doglianzi. Di lo belgio invece ora travagliava giorno e notte, e alla moglie ci scriveva: non mangiate favi cotti, con le sordi che ricevi accatta robbi e le lenzola e le scarpe per le figlie. Pippo tiri la scuola, i mineri di lo belgio, i mineri di carboni sono neri, neri, neri come sangue di dragoni. Dopo un anno di patini finalmente si decisi, ma chi mi ha picchiato le robe per i tigni a suo paese. E partero ma tre figli salutaro Mazzarino, i parenti più d'appresso ci facevano festino, una valigia di cartone con la corda per traverso, nello petto lo caroso che sucava a tempo perso. La covata con la chiocca quando fu sopra il treno, non sapeva se era in cielo o se toccava il terreno, e ogni tanto si fermava per fornare passeggeri, emigranti, surfatara, figli, pace e le moglieri. Pace e maggio si presentano, le famiglie la sventura, le emigranti una famiglia, fanno dinda la vettura. Nome e nome Rosa Scorta, un paese Mazzarino, onne niente, onne amo, onne vuole lo destino. Quando venne la nottata, dopo Villa San Giovanni, una radio tascabile a divertini che ranni, tutti sentono la radio, lave in mano un emigrante, le carose non hanno sonno, fanno l'occhio ranni tanti. Rosa scorda, scuta e pensa, non lo sape che va trova, altre genti e nazioni, una storia tutta nuova. E la radio tascabile suona musica di ballo, un discorso di menestro e un minuto d'intervallo. Dopo dette le notizie, era quasi mezzanotte, sono le ultime notizie, le notizie di la notte. La radio trasmette ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio, nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, un'esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato. Ci fu un lampo di spavento che si colucia da tutti. Rosa Scorto sbarra l'occhi, fuoco e lacrime i sagliotti. La radio continua a trasmettere. I primi cadaveri riportati alla superficie dalla squadra di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime: Natale Fatta di Riesi, provincia di Caltanissetta, Francesco Tullotta di Villa Rosa, provincia di Enna, Alfio Calabro di Agrigento, Salvatore Scortu. Terremoto, me marito, grida e cianci, e le voci sangue e fuoco, dentro agli occhi come lanci. Rosa Scorta è sventurata, non è femmina, e ne madri, e le figlie sono orfani, te la madri e te lo padri. Va lo treno di la notte, che nottata non è scura, non c'è fu lo funerali e la fossa e la vittura. Tu riscordo alla finestra, al vetro, a